Ciao da Nicoletta e oggi dal Castello del Buon Consiglio vorrei darti un consiglio, raccontandoti un'esperienza, un vissuto personale. Qualche giorno fa ricevo un messaggio, una telefonata con una bella proposta lavorativa per fare formazione a una federazione a livello nazionale. Ma c'è un ma. C'è un modo importante, a volte per darti un lavoro continuativo le persone vogliono farti valere quello che pensano loro sia giusto. E hai presente quando tu hai un motto dentro di te da sempre che è mai in vendita e mai che gli altri decidano il tuo valore? È stato carino perché ho proprio detto in modo chiaro questa vicepresidentessa di questa federazione è una cosa di questo tipo. Come posso insegnare alle persone a farsi valere se io sono la prima a non farmi valere? E non trovo giusto, anche per rispetto ai miei clienti, che ok, con voi sarebbe un accordo nazionale, può darmi tanto lavoro, ma non trovo giusto di venire valutata e considerata un terzo del mio valore, anche perché così non avrei rispetto per i miei clienti che mi danno lavoro, anche perché così non mi sentirei di avere rispetto verso le persone a cui faccio formazione, perché ripeto, come fai a insegnare a darsi valore se sei la prima a non darti valore? E quindi in modo molto sereno ho declinato l'offerta. La cosa simpatica è stata che non me l'aspettavo e sono sincera, dopo qualche giorno c'è un rilancio della proposta e si arriva esattamente alla cifra a cui io ero disposta ad arrivare, cifra che solo una settimana prima mi era stato detto no, impossibile assolutamente, abbiamo avvocati, notai, persone di rilievo che non guadagnano così. Per me non è una questione di soldi, vi assicuro, perché se una cosa mi piace lo posso fare anche gratuitamente, a volte lo scelgo, se sposo una causa mi piace anche magari donare il mio tempo. Per me è una questione di valore. Tu non puoi permetterti di venire a casa mia e darmi tu un valore, attribuirmi tu un valore. Non lo permetto a nessuno di, come si può dire, impormi qualcosa di questo tipo. E tu che valore ti dai? Hai la forza di dire di no, anche magari quando quella cosa potrebbe darti molto? Hai la forza di dire di no, anche quando potresti magari avere bisogno di quella cosa? Nel mio caso non è così, però è sempre una cosa allettante. Hai la forza di farti davvero valere? Quanto vali? Quanto vale il tuo tempo? E hai la forza di mettere i tuoi confini e di decidere tu a chi dire di sì, a chi dire di no e quanto far sì che il tuo tempo valga? Ci terrei a avere un feedback. Ciao!